Ben ritrovati ragazzi, oggi nuova live tratta da Interno 13. Questa volta, dopo il logo della Premier League, parliamo del logo della Bundesliga, il campionato di calcio tedesco. Come al solito vi invito a guardare il video, a lasciare like, a commentare e ovviamente a iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Salve amici Twitchers, come dico sempre. Quanto mi piace questa parola, follow. Quanto mi piace? Ci sta Twitch. Vero? Bene, ciao, bentornati. Siamo di nuovo qua con... Dillo tu stavolta. Con me, Elfo. La rubrica, dai. Con la rubricona, quella che fa emozionare tutte, fa emozionare i popoli interi. Ieri la rivoluzione che c'è stata al Campidoglio, Certo. Perché non hai messo in tempo il video su YouTube, giusto? No, era una c'era una proposta di rebrand degli Stati Uniti, ma gli ho detto no, non si fa. No. Gli spiego che cosa vuol dire. Solo che i soliti nativi americani, quelli un po' pazzi, fatti di qualsiasi cosa, hanno deciso di protestare. Vedo che siamo partiti a cannone con le puttanate. Bellissimo. Sì. Bellissimo. Però, passiamo alle cose serie adesso. Allora. Certo, quindi bentornati a Logotime, la rubrichetta del follow dove ci spiega la storia e la gloria dei loghi vari. Sì. Oggi affrontiamo quello della Bundesliga. La Bundes. La Bundes, detta alla milanese, la Bundes. La Bundes. E dopo aver trattato quello della Premier League ho deciso di proseguire portare... su questo, esatto, quindi probabilmente nei prossimi appuntamenti verranno trattati altri campionati, probabilmente non quello della Serie A, perché ho già realizzato un video sul logo della Serie A. Hai realizzato il logo per la Serie A? Magari. E quindi non so, poi vedremo se portarlo effettivamente o no, ma il video c'è già, quindi nel senso potrebbe essere un doppione un po' inutile. Comunque. Ok. Ricordiamo il comando in chat, punto esclamativo logo per tutti i link necessari. Esatto, ricordiamo che poi oggi è uscito il nuovo video sul logo del Genoa. Che è la squadra più antica d'Italia, quindi comunque una squadra abbastanza importante per il campionato italiano e per la storia del calcio italiano in sé. È tutto vero, signori. È tutto vero, come il titolo della Gazzetta quando abbiamo vinto il Mondiale. Tutto vero. Allora, innanzitutto mi scuso anche per questa visione di una tapparella grigia. Ah no, ma è bello. Ma sai cosa? È bello immaginarsi cosa può esserci dietro. Quindi... Niente. È tipo una tapparella sul muro. E quando nei cartoni animati che c'è apri la porta e c'è il muro. No, di invece che c'è un paesaggio fantasy tolkieniano di fuori. Può essere. Non vedo. È giù. Dopo, comunque, quando finiamo la diretta, apriamo la finestra. Va bene. Raggiungiamo i sub, apriamo la finestra. Basta, cominciamo, anche perché vedo già a video il primo di quello che sarà la serie dei loghi qui presentati stasera, della Bundes. Vai, a te. Allora, in che anno siamo? No, allora, questo in particolare è il logo... della federazione di calcio tedesco. Ah, ok. Quindi, come l'Italia ha la FIGC, loro hanno la Deutschland Fußballen, sal cavolo, no? La DFB è la loro, loro abbreviazione. Perché ho deciso di iniziare con questo? Perché appunto, come in tanti altri, all'inizio, fino a un determinato anno, i campionati di calcio, comunque delle varie nazioni, non avevano un vero e proprio logo loro, magari avevano la bandiera o appunto portavano Della federazione, esatto, il simbolo della federazione gioco calcio, quindi questa è l'ultima
versione che è stata proposta nel, che è stata usata dal 2008, se non ricordo male, questa, ed è tuttora la versione del logo della, della federazione di calcio tedesca, utilizzata anche adesso. Negli anni precedenti veniva usata anche quella con l'aquila, l'aquila nera, che non è un richiamo a un qualcosa, no? Sì, 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 politico, ma in realtà è un richiamo al fatto che nella bandiera, nella, nello stemma araldico della Germania presenziava appunto un'aquila nera, e quindi poi chiaramente è stata, viene usata per... Sì, viene usata per il logo della, della nazionale, la nazionale di calcio della Germania ha quel logo, quel simbolo sulle maglie. Mm-hmm. Anche perché questo sarebbe un po'... Questo sembra il logo di una macchina, cioè di una... Sì, di una... Sì, beh, beh, Germania famosissima anche per l'azienda, le aziende tedesche di automobilistiche, auto, quindi, sì. Infatti... Uno dei grandi sponsor della nazionale tedesca è la Mercedes, quindi vabbè. Beh, giustamente. Però, questi sono discorsi anche monetari più ampi, e quindi questo qua è il logo della federazione, esatto, questo qua è il logo tedesca. Della federazione tedesca, che vabbè, chiaramente prende il verde che va a richiamare il campo da calcio. Chiaro. E il resto dei colori sono i colori che appunto utilizza la Germania. Il bianco lo utilizza principalmente le maglie da calcio della Germania. Le prime divise di solito sono bianche, mm-hmm. con poi i tre colori che sono nero, rosso e giallo. Sì. Lì poi chiaramente dipende sempre dall'Adidas, che è il main sponsor, ovviamente azienda tedesca anche quella, che decide poi come inserire la grafica e i colori nelle magliette. Carina anche la, non saprei come chiamarla, il simbolo centrale, sì. Che sì, è che sono le tre lettere. Sì, esatto, sono le tre lettere unite tra di loro, con questi tre triangoli sovrapposti, sì. Bello. Sì, sì. Però devo dire che anche già dall'inizio, anche il primo che è stato introdotto nel 1900, allora il campionato, praticamente la Bundesliga, che non nasce con questo nome, uh-huh. ma nasce con Lega tedesca di serie, prima Lega tedesca, soliti nomi, no? Sì, sì. Che vengono dati all'inizio, la prima vera nasce nel 1903, quindi tanto, tanto tempo fa. Mm-hmm. E comunque già la federazione presentava non un logo simile, perché chiaramente si vede che questo è un logo molto moderno, più vicino ai tempi nostri, moderno, piatto, pulito, eccetera eccetera, mm-hmm. ma presentava comunque le tre lettere di FB più o meno già, cioè già intersecate tra esse, non in questo stile spigoloso che a me piace veramente tanto, però simile. Esatto, era, questa comunque è un'evoluzione che c'è stata come al solito nel corso degli anni, ok? Esatto, nei vari anni. Quindi vabbè, passiamo poi alla regia, passiamo pure al primo logo vero e proprio della Bundes, che allora... Allora, intanto scusami, io vedo subito la scritta, sì. Che è... Tra l'altro sarà la Liga 1, una sta roba del genere, del perché c'è anche il DIE marchio, sì. Della federazione Bundesliga, sì. Quindi è come dire la Serie A della federazione della FIGC, no? Sì, più o meno. Quindi comunque noto che anche qui è ripresa, sono ripresi tre triangolini. Sì, assolutamente. Poi vabbè, pallone mi sembra abbastanza banale, ma alla fine ce l'hanno tutti, giustamente. E i colori poi sono quelli appunto della Germania in generale. Sì, questo sicuramente. Le prime tre cose che guardo, in più sembra un'etichetta di un vestito. Ecco. Già questo... non è che mi faccia impazzire, però va considerato che
Questo logo qua è degli anni 90, quindi vabbè, più o meno si adegua allo stile di quegli anni. Esatto. Consideriamo anche che la Bundesliga adesso è un campionato molto riconosciuto, importante, eccetera, eccetera, ma prima non è che fosse questo grandissimo campionato guardato da tanti, con tanti introiti. Sì, c'era sempre il solito Bayern Monaco, che immagino che più o meno tutti conoscano, anche non appassionati di calcio, però Bayern Monaco è un nome che è ridondante. E appunto questo logo sì, si presta sicuramente bene come toppa qua, perché la forma va un po' a richiamare poi l'obiettivo, però diciamo che ci sono un po' di elementi abbastanza banali, come innanzitutto il pallone, perché il pallone così con questo disegno sì, è proprio, cioè proprio la base della base. Sì, non ha carattere questo pallone. Esatto, non ha carattere. Il fatto di inserire tutti e tre i colori tipici della Germania va bene, ci sta. Non mi piace con questo vortice, detto proprio sinceramente, e non mi piace neanche che venga tagliato praticamente, se vai a vedere bene, sono praticamente due quadrati, uno affiancato all'altro, perché c'è proprio una linea in mezzo che taglia tra il testo e il vortice. Quella è una cosa che io non riesco proprio a... Ti infastidisce. Perché... Sì, sì, sono proprio due quadrati pensati come due quadrati di fianco. Beh, ma come hai detto tu, probabilmente in questo periodo c'era bisogno di, come abbiamo detto spesso in questi nostri appuntamenti, siamo in un periodo dove la Bundesliga ha bisogno di mettere il nome. Sì, no? Sì. E non so se dopo sparirà o meno. Adesso vedrò, infatti, però... Attaccandomi a quello che hai detto tu, che aveva bisogno appunto di accolitare gente, capisco la necessità di mettere una scritta. No, ma io non sono contro la scritta. È la soluzione migliore, ecco. No, ma infatti io non sono contro la scritta, assolutamente. Sì, sì, non ti piace la divisione netta di quel vortice tagliato lì così? Sì, quello mi dà proprio fastidio. In effetti non è. Quello mi dà proprio fastidio. Però, vabbè, il resto degli elementi... trovo un po' strano il fatto che le parole die di Liga siano in grassetto rispetto a Bundes, come per dare più importanza a queste due parole, che capisco Liga, non capisco die, sì, anche come si pronuncia. Esatto. Sì, in effetti è vero. Sembra soltanto un bisogno di spazio, di giustificazione. Sì, perché di se non ricordo male, die, o come cavolo si pronuncia, dovrebbe significare il, perché in una puntata di dei Simpson c'è un articolo del famosissimo telespalla Bob, che ha tatuato su di sé in tedesco "Dai Bart dai", in inglese "muori Bart muori", però gli dice no, in realtà è tedesco, vuol dire il Bart il. Sì, certo. Chissà che magari non è il... Sì, sì, è un articolo determinativo, questo ne sono abbastanza sicuro. Allora me fido. Muori Bundesliga, dicono dalla chat, giustamente. Eh no, magari è il Bundesliga. Due robe, intanto ci salutano. Ciao Venture, ci vediamo dopo. Tra l'altro, incredibile che la Mercedes sia in mezzo a tutto ciò che fa schifo. Tedesca. E Dario ci dice: ma poi perché c'è dentro il vecchio logo? Ah, quello della federazione. Perché dicono, appunto, in italiano è come se fosse la Liga Bundes, non so che cazzo vorrà dire sinceramente. Penso che voglia dire comunque campionato maggiore, come sarebbe la Liga Maggiore. La Liga Maggiore della federazione tedesca. Sì. Sì, il logo della federazione c'è perché appunto per dare importanza o comunque far capire che è il campionato della federazione. C'era bisogno di rimarcarlo.
Vediamo nei successivi se ancora sarà così, magari non più. Adesso vedremo se la regia passa. Andiamo solo dopo? Andiamo. Esatto. Ah, no, sparisce tutto, signori, invece. Vedi? Questo vuol dire fare le cose bene. Questo è molto americano. Questo è molto americano, infatti ricorda molto quello della MLS. Sì. Poi in realtà penso che l'MLS l'abbia copiato dalla Bundesliga. Potrebbe essere. Non ricordo quando l'MLS ha introdotto il suo, quello attuale. Lo acquisteremo questa cosa, andremo a vedere. Ok, però conta che questo è dei primi anni del 2000. Quindi comunque... Primi anni del 2000. Adesso ci metterei troppo a cercare, anche perché non saprei come fare, ma andrò a cercare quell'altro invece. Scrivi MLS, che è il campionato... magari non viene fuori subito il logo. Quando... Ah sì, sicuramente. La prima cosa che ti verrà fuori sarà tipo la pagina di Wikipedia. Vabbè, vediamo. Intanto... Comunque... Di pure qualcosa a riguardo. Sì, io vado avanti, nel senso che... Intanto do un'occhiata. Vediamo se spariscono tantissimi elementi, anzi spariscono praticamente tutti. Tutti. Rispetto a quello precedente, sparisce il vortice di colori fantasmagorici della Germania. Sì. Sparisce il simbolo della federazione tedesca, anche perché in un design del genere era abbastanza difficile inserirlo, ma questo rappresenta anche il fatto che il campionato è diventato un campionato importante e riconoscibile, perché se a quel punto non hai più bisogno di avere un simbolo della federazione calcistica, vuol dire che il tuo campionato, ok, è diventato abbastanza importante da stare lì da solo e non avere, tra virgolette, legami, a meno che non siano finanziari così, ma quello è una roba che sta dietro, con la federazione di calcio. Sparisce il Bart Hill, ma rimangono Bundes e Liga staccate, come in quello precedente, e anche in questo caso la scritta Liga è in un font più corposo rispetto a quello del... Cioè, nel senso... È più alto. Il font è lo stesso. Sì, però più però alto. Liga è più in evidenza rispetto alla parola Bundes. E il tutto poi viene racchiuso in questo quadrato con i bordi arrotondati, fondo bianco con traccia nera, e al suo interno abbiamo un ulteriore rettangolo dove c'è appunto un banalissimo, tra virgolette, giocatore che... La silhouette. Esatto, la silhouette di un giocatore che calcia il pallone. Sì. Guarda, intanto scusami, ti interrompo un attimo, ho trovato una roba. No, mi richiamava, sai cosa, quello della Major League Baseball. No, beh, sì, certo, ok. E che c'è proprio il giocatore così, la silhouette del giocatore con la pallina che gli sta per arrivare davanti. Ed è veramente... come in NBA anche. È come l'NBA che c'è la silhouette del giocatore. Sì, esatto. Esatto. Per quello ti ho detto subito, sembra un logo americano. Esatto, il... Sì, ok, quello... MLS no, però MLB e NBA sì, sicuramente ha un qualche richiamo questo logo qua, perché... Sì, è abbastanza evidente la cosa. Il giocatore, assolutamente sì. L'idea sì, è la stessa. Purtroppo non ho capito chi sia questo giocatore. Non sono riuscito a trovare... Allora, lì? Purtroppo non sono riuscito a trovare delle fonti attendibili. Sono caduto. Non cadere. Oh. Comunque, visto che ci chiedevamo chi ha preso da chi e che cosa si è ispirato... Il logo della Major League di Baseball è del 1968. Oh, avrei detto anche prima, guarda. L'NBA non lo so. Adesso magari... È NBA anni 70. Esatto. Quindi in realtà... Che tra l'altro si assomigliano molto sia MLB che NBA, quindi... Sì, sì. In realtà non è che vai molto lontano. Però vabbè, questo logo della Bundes sicuramente si...
Adesso non lo trovo. Comunque, forse addirittura è precedente quello di NBA. Vabbè, comunque, lo E faremo un'altra l'ultima volta. cosa, sì, esatto. La cosa interessante, secondo me, di questo disegno in particolare è il fatto che sembra che siano i bordi dove c'è il giocatore, sembra che siano quasi fissati, no? Se tu guardi bene sopra o comunque ai lati, ti dà questa sensazione che il disegno vada a come si dice? Come si dice? Ma è come se avesse un po' una profondità il rettangolo Sì, ma è rosso. come se fosse appoggiato magari su, sai, quando fai il quadro, no? Che poi lo fissi dietro per tenere tutto in tensione. Ecco, a me è sempre dato Ah, come di questo doppio effetto strato qua. quasi questa E, cosa. sì, un po' doppio strato, comunque dà quella sensazione di Ok. movimento che magari chiaramente in un logo, scusate, che in un Sì. logo. Così magari è difficile da ottenere, invece così risalta un po' di più. Beh, Esatto. questo comunque a gusto mio, molto semplice, perfetto per quello che deve rappresentare. Sì, critica, però mancano un po' forse effettivamente i colori della Germania a questo punto. Cioè, ti ripeto, sembra molto di più una roba di americana che di Sì, altro. Però, beh. però anche in questo caso se andiamo a vedere magari. Poi vabbè, quando magari andremo a vedere altri campionati, andremo a vedere che comunque Si questa cosa, ripresenterà questa cosa? Ah, sì, non in tutti vengono mantenuti i colori, della nazione appartenente, quindi è una roba ok, ci sta. abbastanza Vabbè, comune. andiamo al prossimo che ci stiamo mettendo un sacco. Boom! Ok, Allora, bene. Sì. peggio di quello precedente, secondo me. A mio punto di vista, a mio piacere personale, Anche per me, sì, io sono d'accordo, a gusto personale. È come se l'avessero voluto sicuramente rendere più moderno, ma a questo punto forse questo disegno non si, cioè questa idea non si prestava più per probabilmente essere realizzata. il disegno in sé era un po', non dico antiquato, perché chiaramente questo logo qua viene. Ma neanche 10 anni dopo, quindi definirlo antiquato non è giusto. Sicuramente vogliono dargli più movimento, Sì, però a me perché risulta più slegato invece sì, la rispetto a cosa quello di prima. sì, è vero, anche secondo me, perché quello di prima mi piaceva di più come badge, questo come badge mi piace di meno, però mi piace di più come simbolo identificativo di un campionato in sé. Per il Ah. semplice motivo che se tu guardi, cioè praticamente il logo vero e proprio, non la scritta, è diviso in due, c'è una parte rosso-bianca più chiara sopra e una parte regia però, possiamo tornare indietro. Ecco, regia stia ferma lì. E Attenzione. c'è una parte più scura sotto. Però questo movimento qua praticamente fa una specie di effetto Sì, è come se calcio. seguisse, certo, il movimento Ecco. del giocatore, del pallone. Sì, Esatto, il che assolutamente. così è facile da notare. Obiettivamente, così è facile da notare. Su una maglia da calcio, mentre stai giocando, la telecamera è lontana, No, non si un vedrebbe. po' Perde. forzata come roba. Sì, perderebbe. Però c'è un altro dettaglio interessante, il fatto che Bundes e Liga non sono più staccati, ma diventano Sì, una parola unica. finalmente alla stessa altezza, solo divisi, magari giustamente a questo punto, dal bold, insomma, Sì, dello dalla spessore. boldatura del carattere, ma finalmente vediamo la scritta Bundesliga tutto attaccato e non attaccato come nei loghi precedenti, bello anche il fatto che comunque sia della stessa lunghezza del rettangolo sopra. E a me piace anche un sacco il fatto che il pallone crea questo vuoto come se stesse entrando in porta. Questo effetto che dà, no? Vedi che c'è il pallone, dietro c'è questo Sì, come se sfondasse un po'. esatto, questo mezzo cerchio è voluto per
dare la sensazione che il pallone stia praticamente sfondando il logo in sé, il che comunque a te aggrada. A me invece è proprio gusto mio, poi per carità possiamo anche andare avanti. No, io invece così vedo gli elementi molto più slegati, quindi mi piace di meno. Cioè la scritta fuori, il doppio colore all'interno, il pallone fuori dal rettangolo. Boh, non lo so. Vabbè, gusto mio, Esatto, il gustibus, come sempre, diciamo sempre che il gusto personale poi è un'altra cosa, perché a me può piacere un logo magari fatto negli anni 80 e quello attuale non piacermi. Ma poi i professionisti sono loro, di certo non io, quindi... Assolutamente, poi sono stati pagati, quindi senso, a meno i soldi per fare il logo della Bundes non me li hanno dati, quindi... No, neanche per commentarli me li danno, figurati. Andiamo all'ultimo. Quindi 10 anni, abbiamo detto, sono passati rispetto a quello di prima. Questo invece arriva nel... Questo arriva nel 2000... Aspetta, dovremmo essere nel 2016. Non dopo molto, visto che non cambia molto. No, esatto. Aspetta, che adesso mi ritrovo subito le date. Sì, intanto dico subito che cosa vedo io. Hanno sistemato un attimo la silhouette del giocatore. 2017. Rendendola più, cioè meno realistica, ma forse più efficace a quello che è un logo di questi anni. Sì, assolutamente. Tutto sta così, lo vedo molto più compatto. Io vedi, già mi dà meno fastidio rispetto a quello prima. È tutto all'interno del tutto rientra come quello due precedenti, tutto all'interno dello stesso rettangolo rosso, tranne la scritta che invece rimane fuori, assolutamente invariata rispetto a quello precedente, mi sembra, no? Non è vero, scusate, non vedevo bene. C'è un dettaglio importantissimo. Sì, importantissimo. Certo, finalmente la scritta è tutta intera, senza nessuna differenza tra i caratteri di Bundes e Liga, quindi tutto è coerente. E... Finalmente, vabbè, ma... No, no, perché mi dava fastidio. Ah, te proprio tu preferisci invece così. Beh, più che altro perché comunque... Anche più ordinato. Sì, poi anche fin dall'inizio comunque, cioè io l'ho sempre letta come una parola unica, e non come una parola separata. Chiaro, ok. Quindi l'avere una parola di un font con una boldatura diversa ad un'altra, mi dava un po' fastidio, si doveva mettere che... Ok, diventa una parola unica finalmente. Esatto, finalmente diventa una parola unica, e la figura della silhouette del giocatore torna praticamente quella... del 2002, sì, praticamente del 2002, col solo fatto che il pallone non è più lontano, tra virgolette, come se stesse calciando il giocatore, ma è più vicino, come se stesse quasi stoppando il pallone. Però vabbè, nel senso, questi sono gusti miei, lo reputo meglio Esteticamente degli altri, però quello che mi è piaciuto di più negli anni è stato quello del 2002, quindi quello col badge bianco, quello americano, diciamo, giusto? Sì, quello in stile americano, ecco, questo qua, forse fatto in maniera piatta e non con questi riflessi. Infatti gli omini in realtà cambiano nel tempo, questo è diverso dall'ultimo, è proprio uguale. Sì, cambia qualche dettaglio, però vedi, questo è più un po' più affusolato sì, però diciamo che comunque, a parte qualche miglioria, l'idea è la stessa, identica, l'idea è la stessa, assolutamente. La figura non cambia, il movimento è sempre lo stesso, quindi sì, ci sta che tu lo vada a semplificare un po', a migliorare, sì, a pulire, però di base uguale. Ne abbiamo un altro, Follo? O no, questo è quello attuale. Questo era l'ultimo, che poi è il logo attuale, mentre quelli precedenti, allora, quello nero, il primo del 96, è stato usato fino al 2002, questo qua, okay. Questo qua dal 96 al 2002, poi quello successivo dal 2002 al 2010, questo qui, che è quello che praticamente ha
solidificato la presenza, l'importanza del campionato tedesco in tutta Europa. E poi abbiamo quello del 2010-2012, che è questo, che tra virgolette per fortuna è durato poco, e poi abbiamo avuto anche questo del 2017, però nel mezzo c'è stato anche la versione speciale del 50° anniversario della nascita della Bundesliga, ma nel senso era una variante, era un rettangolo rosso con la scritta 50 e lo stesso cazzo di giocatore in mezzo ai colori. Vabbè, quindi uguale. Ho evitato di portarlo perché vabbè. Sì, niente di esatto, era solo una versione significativa. E niente, poi come detto in quello di Premier League, anche in questo caso quando la squadra vince il campionato hanno il badge speciale che non è rosso ma è dorato. Quindi, e hanno un conteggio diverso. Cioè in Italia abbiamo le stelle sulle maglie, sì. Però loro hanno un conteggio diverso perché noi le diamo di 10 in 10, sì. E mi sembra che loro le diano di 5 in 5, se non ricordo male. O comunque hanno un conteggio diverso rispetto a noi. Ok, e diventano d'oro, hai detto. Cioè sì, hanno le solite stelline, sì, d'oro sopra lo stemma. Il Bayern Monaco ne ha 4.